Diciamo che nel caso della Russia bisognerebbe partire da un livello di democrazia, ma molto molto basilare, perché appunto, come si è visto anche nelle elezioni alla Duma del 2011 e anche in quelle successive del marzo 2012 per la presidenza, formalmente esiste una libertà di diritto di voto, esistono i partiti, esiste la campagna elettorale, dopodiché di fatto in realtà è tutto molto molto controllato, sia a livello di a poter formare un'associazione politica, sia a livello poi di avere accesso ai media, accesso agli elettori, anche a livello di organizzare incontri elettorali, assemblee, comizi, eccetera, sia a livello di libertà di stampa e infine ultimo pezzo nella conta dei voti. Sicuramente il ruolo dei media indipendenti è stato molto importante, così come è stato molto importante il ruolo dei social media anche nell'organizzazione immediata delle proteste e soprattutto nel non sentirsi soli, perché la differenza con il dissenso dell'epoca sovietica è questa immediata possibilità di sapere che non si è isolati, che ci si può organizzare, che ci si può almeno confrontare consolarsi, e quindi sicuramente i social media, Facebook, ma soprattutto Twitter, hanno avuto un grande ruolo. E intorno ai giornali, soprattutto a giornali come la Nuova Gazzetta di Anna Politkovskaja, piuttosto che intorno ai siti o intorno alla TV Rain, sicuramente sono degli agglomerati anche in qualche modo politici e di opinione. Il movimento in questo momento è in una situazione abbastanza disastrata, sia perché con la rielezione di Putin alla presidenza un anno fa è cominciata una campagna di repressione, praticamente tutti i leader dell'opposizione sono sotto processo con accuse varie di corruzione, di frode, di malversazione.